Francesco Menna, sindaco di Vasto, è un momento difficile per la marineria vastese, ma non solo, per tutta la marineria italiana. Quest'oggi al porto di Vasto una protesta. Il caro benzina sta creando impossibile la vita della marineria, la vita anche di altri settori come l'agricoltura, ma in particolare a Vasto, nell'Adriatico, quello dei pescatori e della pesca. Un'economia del mare legata anche alla ristorazione, alla gastronomia, alle pescherie, insomma settori nevralgici per la nostra città e per il territorio, per cui è giusto scioperare, è giusto dare vicinanza e solidarietà a queste persone. Licia Fioravanti, assessore al ramo, quest'oggi a Vasto per manifestare solidarietà alla marineria vastese. Assolutamente sì, è un obbligo per noi, un dovere stare qui a fianco dei pescatori per dimostrare loro tutta la nostra solidarietà. Il caro benzina purtroppo sta rendendo la vita di queste persone impossibili, sta togliendo loro il diritto al lavoro, sono costretti a non uscire con le imbarcazioni perché non riescono con le loro attività a coprire i costi. Noi cercheremo di fare il possibile, di sollecitare il più possibile le istituzioni sovraordinate per fare sì che qualcosa si muova e per permettere a queste persone di tornare in mare e di garantire al territorio il prodotto locale, la materia prima di cui ora siamo privi, perché la mancanza di attività, la mancanza di pesca ha determinato altresì la chiusura delle pescherie locali. Proprio in questo istante le prime imbarcazioni, come potete vedere, si stanno mettendo di traverso in porto per appunto manifestare il loro dissenso. E c'è anche uno striscione che non riusciamo a vedere da qui su questa imbarcazione che sta prendendo posizione in questo momento in porto in maniera trasversale.